Il piano di dimensionamento scolastico nella provincia di Cosenza, attuato sotto il governo di centrodestra, avrebbe subito presunte influenze politiche. Le decisioni sembrano essere influenzate dalle appartenenze partitiche dei sindaci e dei comuni coinvolti. Ciò solleva preoccupazioni sul fatto che le scelte potrebbero essere politicamente motivate anziché basate su criteri oggettivi. La denuncia arriva dai pentastellati. In questa provincia sono state eliminate 29 autonomie, di queste 6 sono state eliminate nella terza città più grande della Calabria, che è Corigliano Rossano, e guarda caso la metà di queste autonomie tagliate vengono tutte tagliate in comuni con sindaci di centrosinistra. 6 a Corigliano Rossano, 2 a Castrovillari, 2 a Cassano, 1 ad Acri, 1 a Luzzi. Nonostante le linee guida regionali vietassero il taglio delle autonomie scolastiche nei comuni ad alta criticità, come nel caso di Corigliano Rossano, la terza città della Calabria è stata colpita dalle misure di dimensionamento. Ciò solleva domande sulla coerenza del piano rispetto alle normative esistenti. Qualcuno ipotizza che Corigliano Rossano, che è la più colpita, pecchi di peso politico. Oggi abbiamo un governo di centrodestra a livello nazionale, un governo di centrodestra a livello regionale e un governo di centrodestra a livello provinciale. Oggi era più facile colpire la città di Corigliano Rossano, che è un'amministrazione comunale di centrosinistra o civica. Sarebbe stato sicuramente più difficile da parte della Sicurro se questo il governo della città era in mano al centrodestra, di questo ne sono convinto. Questi elementi hanno sollevato dubbi sulla trasparenza e l'equità delle politiche adottate.